amici e amiche di Impresa Diretta, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche al primo cittadino della città di Atripalda, avvocato Paolo Spagnolo. Buon pomeriggio a voi. Sindaco, ci sono degli argomenti che meritano di essere, secondo me, approfonditi. Mi riferisco anche agli atti vandalici perpetrati all'interno della città di Atripalda. Parlo della scritta vergognosa sulla targa di intitolazione della Villa Comunale Don Giuseppe Diana, le scritte varie al Monumento dei Caduti e, ultima in ordine di tempo, il sabotaggio al parcometro di Piazza Umberto I. Sì, sono atti indubbiamente vergognosi, soprattutto i primi due. E poi, insomma, il sabotaggio invece del parcometro è un atto vandalico puro e semplice. Questi vanno assolutamente condannati. Io a tal proposito chiedo quindi che l'attenzione già alta delle forze dell'ordine, carabinieri di Atripalda, ma anche polizia municipale, sia, se possibile, implementata ulteriormente, perché evidentemente è l'attività di controllo che può funzionare da deterrente in qualche modo. E poi sarebbe da fare tutta una disquisizione sulle cause anche di questi gesti. Sicuramente c'è un atteggiamento di inciviltà che è molto diffuso. Pensiamo anche a ciò che è avvenuto in occasione della manifestazione anti-Expo a Milano. Voglio dire, la gravità dei fatti è sicuramente differente, ma se andiamo a vedere, forse le molle che fanno scattare questi gesti sono praticamente le stesse. C'è una situazione di insofferenza probabilmente da parte soprattutto delle nuove generazioni rispetto a prospettive di vita che non sono sicuramente rose, mi riferisco soprattutto agli aspetti lavorativi. Probabilmente tanti di questi atti, laddove ci fosse un impegno lavorativo dei più giovani oppure un impegno nel sociale che pure andrebbe favorito, probabilmente tanti di questi atti dovuti anche a noia non verrebbero compiuti. Quindi un po', prego. Lei non è preoccupato di questi fatti che si stanno verificando con una certa frequenza? Guardi, sicuramente sono preoccupato, perciò chiedo alle forze dell'ordine di tenere alta ulteriormente la guardia. È chiaro che però essere preoccupati ha poco senso. L'importante per quanto riguarda noi amministrazione è quello di continuare a cercare prima di tutto di tamponare in qualche modo le situazioni di disagio sociale ed economico che si verificano nella nostra città. Lo facciamo sicuramente tra mille difficoltà, ma devo dire che insomma siamo sempre pronti, soprattutto rispetto alle situazioni più gravi e delicate. Cercheremo e ci impegneremo sempre di più, soprattutto per il periodo estivo, a dare dei momenti di svago, ludici ai più giovani e anche degli spazi. Io, come ho detto ai miei collaboratori, in questi ultimi mesi abbiamo terminato quella che è la fase dei commissari liquidatori del comune di Atripalda. Più che amministratori siamo stati commissari liquidatori. Questa fase è durata 3 anni, siamo stati anche un po' bravi, un po' fortunati a risanare il bilancio. Adesso dobbiamo dare sfogo a quelli che sono stati i nostri sogni di cittadini, quei sogni che ci hanno indotto a candidarci e a prestare un servizio temporaneamente per la città, e sicuramente tra questi sogni c'è una città più vivibile che contribuirà sicuramente a dare più distrazioni positive anche ai più giovani e quindi anche ad evitare inevitabilmente questi fenomeni. C'è un altro episodio che si è verificato, che è molto più grave degli episodi che abbiamo trattato fino adesso e che lei ha commentato. Si è verificato nella tarda mattinata di ieri all'interno del comune di Atripalda, e più precisamente, se non mi sbaglio, proprio all'interno di questa stanza dove
stiamo effettuando l'intervista. Io ho raccolto vari commenti, però vorrei sapere da lei cos'è successo. Sì, in effetti il mercoledì generalmente, per quanto mi riguarda, è dedicato alla fase di incontro, di ascolto con i cittadini. È venuto da me un giovane cittadino di nazionalità rumena, al quale appunto ho chiesto quale fosse il motivo della sua visita, non riconoscendolo, diciamo così, fisicamente, visivamente, tra i residenti ad Atripalda. E mi ha raccontato di essere un venditore abusivo di calze e che a gennaio, a febbraio di quest'anno era stato fermato dai carabinieri di Atripalda e sanzionato appunto perché in possesso di questa merce posta in vendita senza autorizzazione. In quella circostanza mi ha anche raccontato che gli è stato praticato un sequestro di 169 euro, ritenuto chiaramente denaro derivato dall'attività illecita svolta, e che in realtà, insomma, nel suo caso diceva trattarsi di una somma accantonata da varie settimane necessaria per sostenere se il suo bambino, di cui insomma mi parlava. Io non conoscevo evidentemente i fatti, ho letto degli atti ufficiali, quindi verbali di sequestro, una convalida del sequestro, per cui gli ho detto: guarda, insomma, rispetto a questo tipo di attività è stata svolta con tutti i crismi di legge, quindi non so come potrei onestamente aiutarti. E lui a un certo punto mi dice: no, tu, mi hanno detto che i soldi sono qui in comune, questi 169 euro che mi sono stati sequestrati, che quindi tu hai la possibilità di restituirmi, tu mi devi dare 169 euro. A quel punto ti hanno informato male e mi dispiace, ma purtroppo non è il comune in possesso di quelle somme, ma in ogni caso gli atti sono a posto, non posso assolutamente restituirli contravvenendo insomma a una disposizione delle forze dell'ordine. Per cui qui poi i toni sono cambiati improvvisamente, la persona si è strappata i vestiti, che una maglietta, una t-shirt che aveva addosso, ha iniziato a inveire nei miei confronti con una serie di parolacce, dicendo anche: io ti sparo, posso procurare tranquillamente una pistola e ti sparo. A quel punto lì il tutto è avvenuto in presenza di un dipendente comunale che era con me nella stanza, poi sono intervenuti altri dipendenti, è intervenuto anche il comandante Salzano, perché ovviamente i toni alti hanno destato un po' l'attenzione di tutti i dipendenti, per cui la persona è stata allontanata e nell'allontanarsi ha continuato ad inveire minacciandomi di cospargere il comune, la mia stanza, di benzina, così da provocare un incendio. Insomma, e poi è andato via. Io sono ovviamente rimasto un attimino perplesso, perché capisco anche che qua siamo di fronte a situazioni anche di disperazione, onestamente, almeno per quello che mi è stato raccontato. Però capisco pure che ci vuole una forma di rispetto maggiore nei confronti dell'istituzione, di chi sta qui cercare di servire nell'ambito delle proprie modeste possibilità e capacità. E quindi sinceramente una reazione onestamente esagerata, anche questa, insomma, che va condannata con forza, perché posso capire anche una voce alta, un tono alto della discussione, ma arrivare, diciamo, a formulare delle minacce così brutali mi hanno colpito. E lei ha presentato denuncia? Fino a questo momento no, perché sinceramente sto pensando a quello. Insomma, c'è un elemento che in qualche modo mi trattiene, ed è il fatto di non volere ulteriormente aggravare la situazione di una persona che non credo viva quotidianamente nella più assoluta serenità. Dall'altro lato dico che in ogni caso questi episodi vanno denunciati
anche per evitare che determinate azioni possano svolgersi effettivamente o possano eventualmente riguardare altre persone. Quindi insomma valuterò anche, confrontandomi un po' con la mia famiglia, quella che è l'attività più congrua insomma da svolgere. Grazie.